Salve amici e benvenuti su Hi-Tech! Se siete assidui frequentatori del nostro canale, sapete che vi proponiamo sempre nuovi argomenti interessanti. Oggi vi trasporteremo in Cina. In questo video vedrete come la Cina ha trasformato i deserti in foreste verdi. È davvero possibile? Tutte le risposte sono in questo video. In pochi anni la Cina è passata da uno stato agricolo a uno degli stati più industrializzati del mondo. Ma tutto questo ha un prezzo, e le prime vittime sono senza dubbio le foreste. Da est a ovest e da nord a sud, milioni di ettari di foresta sono colpiti da questa ondata di desertificazione. In pochi anni il deserto si è diffuso in molte province come Xinjiang, Qinghai, Gansu e Ningxia. Le ragioni di questa desertificazione sono molteplici. I cinesi hanno cambiato il loro stile di vita, sono passati da una vita di restrizioni a una vita di alti consumi. Per soddisfare il fabbisogno alimentare di oltre 1,4 miliardi di persone, il paese ha dovuto ricorrere a tecniche di agricoltura intensiva. E questo ha reso la terra arida. Inoltre, molte industrie hanno bisogno di enormi fonti di energia, come il carbone. Il carbone può essere ottenuto solo dalle foreste, e le conseguenze di questa desertificazione potrebbero essere gravi. Potrebbe diffondersi da una provincia all'altra e raggiungere l'intera Cina. Di fronte a questo problema, il governo ha deciso di trasformare i deserti in foreste verdi. Ma come funziona esattamente questo processo? Vediamolo insieme. Il processo può sembrare banale, ma si tratta di un progetto enorme. Data la natura del suolo desertico e soprattutto l'estensione dell'area da curare, non è un compito da poco. Per capire meglio, diamo un'occhiata alle caratteristiche dei terreni desertici e al clima che li accompagna. Il deserto è un territorio considerato arido. Le condizioni di sopravvivenza sono molto difficili. Innanzitutto, il livello delle precipitazioni è al minimo. È persino possibile che alcune regioni non ricevano alcuna pioggia. In secondo luogo, il terreno è molto povero, il che può rendere difficile la coltivazione. Inoltre, il processo di evaporazione è molto rapido. Ogni goccia d'acqua che cade in queste aree si trasforma rapidamente in vapore. Questo dimostra quanto sia impossibile o addirittura miracoloso questo progetto. Ma con l'odierna tecnologia, questo non è più un problema. In effetti, non è la prima volta che viene realizzato un progetto del genere. In realtà, molte regioni desertiche del mondo hanno già attraversato questa fase, da deserto a foresta verde. È il caso, ad esempio, dell'Egitto, che vuole spingere le aree fertili intorno al Nilo verso l'interno del deserto. Per raggiungere questo obiettivo sono stati risolti molti problemi, in particolare la fonte d'acqua che irrigherà tale progetto di riforestazione. L'idea è quella di attingere le riserve di acque reflue della regione per fornire gli elementi essenziali alla sopravvivenza delle piante. Oltre all'irrigazione, queste acque reflue sono ricche d'azoto e fosforo. Questi due elementi sono uno dei principali componenti dei fertilizzanti. I risultati sono sorprendenti. In un deserto in un tempo arido e ostile sono sorte verdi foreste. Lo stesso vale per altri progetti che mirano a piantare alberi in varie regioni desertiche, come l'ambizione del deserto del Sahara. Ma questi progetti sono realizzati su un'area più piccola, di circa 100 ettari. La situazione è diversa in Cina. Infatti, la superficie da coltivare può raggiungere migliaia di ettari o addirittura milioni. Come spera la Cina di raggiungere questo obiettivo e quali sono i mezzi a sua disposizione? Questo progetto colossale era già in corso 40 anni fa, ma negli ultimi anni il vento è cambiato e un progetto considerato impossibile sta finalmente diventando possibile. Ispirandosi ad altri progetti simili, il paese ha migliorato queste tecniche per offrire un rendimento migliore. In effetti, riforestare centinaia di ettari di deserto è già un compito difficile, tanto che con migliaia di ettari è necessario prendere tutte le precauzioni del caso. Con il know-how e la tecnologia disponibili in Cina, il progetto potrà finalmente svilupparsi più rapidamente. La prima parte del progetto mira a creare una sorta di muro di alberi per proteggere le aree di piantagione dall'avanzare del deserto. Si tratta di creare una grande muraglia verde cinese. Questo progetto faraonico sta mobilitando gran parte della popolazione interessata da questo nuovo fenomeno. Il governo cinese ha lanciato appelli a combattere insieme contro questo nemico che sta prendendo tutto quello che si trova sul suo cammino. I primi risultati hanno già dimostrato un breve successo negli ultimi anni. In effetti, quasi il 25% degli alberi piantati è sopravvissuto. Può sembrare una cifra irrisoria, ma immaginate 30 miliardi di alberi piantati. Quasi un quarto di loro è riuscito a sopravvivere per portare freschezza in questi ambienti desertici. E stiamo parlando di migliaia di ettari. I responsabili sono abbastanza soddisfatti di questi risultati e stanno addirittura pensando di lanciare la seconda fase. Consiste nel trasformare queste regioni desertiche in veri e propri giardini dell'Eden. Ma la domanda che gli assilla è quanta acqua sia necessaria per irrigare un'area del genere. La risposta viene da altri progetti già realizzati, che prevedono l'utilizzo delle acque reflue delle industrie vicine. Tuttavia, questa soluzione sembrava insufficiente per la Cina. Sono stati quindi adottati altri mezzi di irrigazione. Ad esempio, l'attività di pulviometria,
Si tratta di una tecnica già utilizzata in diversi paesi con scarse precipitazioni. Secondo il Consiglio di Stato cinese, i progressi della ricerca significano che il paese potrà disporre di un sistema di modificazione meteorologica di successo entro il 2025. Di conseguenza, l'area totale di precipitazione artificiale colpirà più di 5 milioni e mezzo di chilometri quadrati. Le modifiche meteorologiche saranno intensificate nelle aree più colpite dalla siccità. In questo modo si favorisce la produzione agricola e si preservano le aree ecologicamente protette. La Cina sperimenta da tempo la modificazione del tempo atmosferico. Ricordate la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Pechino del 2008? Il paese ha sperimentato la semina delle nuvole per ridurre le precipitazioni in modo che la cerimonia potesse svolgersi senza problemi. Ma gli scienziati cinesi hanno anche rivelato che utilizzeranno satelliti e razzi in un progetto ambizioso. Il suo scopo è quello di creare artificialmente le precipitazioni, nonostante i dubbi sulla sua efficacia. Il progetto Tianhe, costato 19 milioni di dollari, è il più grande esperimento di pioggia artificiale al mondo. Il progetto mira a deviare il vapore acqueo in eccesso sul fiume Yangtze verso le zone più aride del paese. Gli scienziati delle università cinesi Tsinghua e Qinghai hanno presentato il progetto nel 2015, ma richiede la costruzione di un flusso d'aria artificiale per trasportare il vapore acqueo. Più recentemente hanno deciso di sviluppare satelliti e razzi per monitorare la presenza e il movimento del vapore, e lo reindirizzerebbero per creare precipitazioni. La tecnologia sviluppata dai ricercatori della Chongqing Jiaotong University prevede l'utilizzo di una pasta di cellulosa. Questa pasta a base di cellulosa vegetale può migliorare notevolmente la capacità delle sabbie desertiche. Questo perché la sabbia può trattenere meglio l'acqua, i minerali, l'aria, i microbi e i nutrienti essenziali per la crescita delle piante. La pasta di cellulosa è stata utilizzata su un terreno sabbioso nel deserto di Ulaanbaatar. Con il tempo l'appezzamento si è trasformato in un fertile terreno agricolo. Produceva pomodori, riso, angurie, girasoli e mais. Tuttavia, l'impatto della conversione del deserto e delle praterie in terreni coltivabili potrebbe avere ripercussioni su larga scala sul clima, sulla biodiversità e sull'equilibrio ecologico generale del pianeta. Per questo progetto cinese il compito è sicuramente enorme. Ricreare la vegetazione in un deserto è una delle soluzioni proposte per il riscaldamento globale. Quindi avere soluzioni che vanno contro l'ecologia sembra contraddittorio. La cosa più importante di questo progetto è che tutti sembrano preoccupati di riprendersi da questa crisi globale. Ma la domanda è se questi sforzi saranno sufficienti. Dobbiamo considerare altri mezzi per dare speranza a tutti gli abitanti della Terra? Questo conclude il video. Ci auguriamo che vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare i vostri commenti cliccando sul piccolo pollice blu e attivando la campanella di notifica. E soprattutto iscrivetevi al nostro canale per ricevere altri video interessanti.